Bonifica della discarica Vergine, un'interrogazione del deputato pugliese De Lorenzis al ministro Galletti. Ne parliamo dopo la sigla. Discarica Vergine, il caso alla Camera. Il consigliere comunale Toni Cannone lascia il partito di Fitto. Seconda giornata del congresso FIMCISL Taranto Brindisi. Coppa Italia a Taranto Matera si gioca il 21 febbraio. Bentrovati all'appuntamento con la nostra informazione sull'abbandono della discarica Vergine nel territorio di Lizzano, sull'accumulo di percolato e sui preoccupanti dati ambientali delle falde contaminate. Interviene il deputato pugliese Diego De Lorenzis, membro del Movimento 5 Stelle in Commissione Trasporti, Poste e Comunicazione alla Camera, primo firmatario di un'interrogazione al ministro dell'Ambiente. La discarica Vergine è una bomba pronta ad esplodere, dichiara De Lorenzis. Sappiamo che la falda risulta già inquinata e questo fenomeno potrebbe essere in relazione con la presenza della discarica. Il pentastellato ha presentato un'interrogazione al ministro Galletti per chiedere la bonifica immediata. Gli aspetti su cui pretendiamo trasparenza, prosegue De Lorenzis, sono tanti. Bisogna chiarire perché ora non ci sono più i soldi per la bonifica e perché la provincia di Taranto, contrariamente a quanto prescrive la legge, abbia restituito le fideiussioni alla società che si è rivelata anche una scatola vuota. La politica, Toni Cannone lascia i conservatori e riformisti. Abbandono il partito politico già dei conservatori e riformisti, attualmente denominati Direzione Italia. Con molto rammarico faccio questo annuncio e con molto rammarico si interrompe un percorso che ritenevo poter proseguire per tutto il resto della mia vita politica. Purtroppo accadono delle cose che sono imponderabili e che ci portano a queste decisioni, sia pur dolorose. Ci sono delle cose che all'interno del mio partito non condivido più come conduzione e perché ci sono state delle incongruenze che questa sera dirò a tutti i miei amici che ho invitato per questa serata. Naturalmente ritengo che alcune situazioni che ci lasciano perplesse devono essere, come dire, valutate per quello che sono e le valuterò insieme al gruppo. La direzione tributi del Comune di Taranto in una nota chiarisce ai cittadini contribuenti alcuni aspetti relativi ai tributi locali. In primo luogo, come stabilito da una sentenza della Cassazione, il termine della notificazione dell'avviso di accertamento spedito a mezzo posta coincide con la data di spedizione del plico e non con quella della sua ricezione da parte del contribuente. Inoltre, relativamente agli avvisi di accertamento ICI per l'anno 2011 spediti in questi giorni dall'ufficio tributi, viene chiarito che l'aliquota per l'anno di imposta 2011 era pari al 7 per mille, a condizione che i contratti di locazione fossero registrati e fosse stata presentata alla direzione tributi la dichiarazione ICI entro il termine di pagamento del saldo, oppure che la dichiarazione fosse già stata presentata negli anni precedenti. Infine, le richieste di esenzione e riduzione della TARSU, motivate da condizione di disagio economico, devono necessariamente essere presentate e sostenute dal documento ISEE per le condizioni di disabilità da debita attestazione sanitaria da presentare all'ufficio tributi. La seconda giornata del congresso FIMCISL Taranto Brindisi, oggi a Latiano, vediamo. Lo slogan del congresso FIMCISL Taranto Brindisi, svoltosi ieri e oggi alla Tenuta Moreno nel Brindisino, è il coraggio di essere protagonisti, ovvero portare le sfide del futuro in un panorama lavorativo che diventa sempre più difficile. Noi ci aspettiamo che comunque che la FIM sia un'organizzazione che comunque sia sempre al fianco e comunque al fianco dei lavoratori. Cerchiamo di portare quelle che sono le loro istanze e ovviamente per una fase così delicata che ci vedrà impegnati in tutto il territorio, quindi sia nel territorio ovviamente delle aziende che andiamo a rappresentare, in un momento di crisi come questo, appunto, ci vuole il coraggio e la forza di andare avanti e di portare quelle che sono le istanze di tutti i lavoratori che a oggi noi rappresentiamo come.
come FIM. Per noi è un momento di grande democrazia interna, perché vengono appunto in queste occasioni azzerati tutti gli organismi e si ricomincia partendo proprio dal parere dei lavoratori, che hanno stabilito loro quali dovessero essere i delegati che portiamo, sono 100. Loro poi eleggeranno tutti gli organismi fino anche ad arrivare all'elezione del segretario generale. Quindi noi vediamo sempre di buon occhio occasioni come queste, perché vanno oltre la solita formalità di un congresso, che già magari il nome dà di qualcosa di precostituito, ma è un momento reale di confronto e di scelte programmatiche del futuro. Oggi mi aspetto di vedere tanti giovani, questo è il congresso del rinnovamento, quindi immagino che avremo tanti giovani, raccoglieremo queste idee nuove per costruire un futuro diverso. La cronaca: tentano di estorcere denaro ad un pensionato per restituirgli l'autovettura che gli era stata rapinata la sera precedente insieme alla somma di 100 euro e i carabinieri arrestano in flagranza due fratelli gemelli manduriani. Si tratta di Marco e Giorgio Rossi, pregiudicati. I due hanno dunque tentato il cosiddetto cavallo di ritorno nei confronti di un anziano di San Pietro in Bevagna, chiedendogli dopo la rapina di rivedersi il giorno seguente in una piazza del centro messapico. La richiesta per la restituzione dell'auto era pari a 300 euro. Dopo una serie di attività di osservazione, i militari hanno interrotto l'attività criminosa, dichiarando in arresto i fratelli Rossi, poi condotti nel carcere di Taranto. E i carabinieri di Grottaglie nel primo pomeriggio di ieri hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in concorso tra loro, un 28enne censurato ed una incensurata di 26 anni. I militari, dopo un servizio di osservazione e monitoraggio, hanno intercettato i due per le vie cittadine a bordo della loro autovettura per sottoporli ad un controllo. Alla vista dei militari, i due soggetti si sono recati in un bar per tentare di disfarsi dello stupefacente. Tentativo però non riuscito. Sono stati recuperati 200 grammi di marijuana. Il 28enne e la 26enne sono stati posti agli arresti domiciliari, come disposto dal sostituto procuratore di turno Marina Manni. Giovani, idee e imprese, questi gli elementi dello Startup Weekend in corso alla Camera di Commercio di Taranto. Passare da una provincia da sempre legata alla grande industria e alla mentalità del posto fisso ad un luogo più dinamico dove poter fare impresa, partendo da un'idea, un sogno magari, che sotto la guida esperta di università e istituzioni dia la possibilità ai giovani di potersi esprimere e guadagnare senza dover abbandonare la propria terra. Taranto ha bisogno di cervelli, ha affermato il direttore generale della BCC San Marzano di San Giuseppe, Emanuele Di Palma, stamattina alla seconda edizione della Startup Weekend alla Camera di Commercio di Taranto. Le idee ci hanno le gambe, camminano, non c'è nessuna difficoltà a che una idea nuova, un'idea intelligente, un'idea che possa procurare profitto, poi venga finanziata sicuramente anche fuori di Taranto. L'importante è che i giovani di Taranto siano preparati, studino, capiscano che il mondo che ci aspetta è un mondo complesso, difficile, ma anche affascinante, è un mondo di nuove tecnologie, devono impegnarsi molto da questo punto di vista. Una banca locale come la nostra può dare aiuto, può collaborare, può consigliare, non è che può fare tutto. E quindi il nostro sportello qui a Taranto sul crowdfunding vuole essere un punto d'incontro con i giovani. Poi ovviamente un giovane con delle idee, parlandone, può utilizzare il crowdfunding, ma ci possono essere tante altre soluzioni. L'importante è avere le idee, far andare il cervello nel futuro, non pensare più al posto fisso, al comune, alla provincia, alla regione. Bisogna darsi veramente da fare, impegnarsi e conoscere il mondo. La svolta per noi è già partita, siamo reduci da un bellissimo evento già fatto 2 giorni fa, sempre in questa sede della Camera di Commercio, che parlava di benessere equo e sostenibile. Oggi parliamo di start-up, parliamo di giovani, parliamo di imprese innovative e parliamo del ruolo da protagonista che la Camera di Commercio intende svolgere e sta svolgendo. Per cui svoltiamo sulle monoculture del passato per affrontare sfide nuove, sfide interessanti, ma soprattutto con i giovani e con processi innovativi sia nel campo della produzione che nel campo proprio dell'ideazione di un'impresa. La cosa bellissima è avere i nostri giovani qui, giovani nell'età ancora scolare, ancora studenti, perché la cultura di impresa possa andarsi ad affermare proprio lì, nella scuola, quando si stanno radicando ancora il sedime dell'uomo, delle donne, del dominio
domani, affinché poi questi nostri ragazzi non abbiano ad andare via a cercare fortuna e mettere a disposizione le loro intelligenze altrove, ma possono invece spendere a favore del nostro territorio. Questa è una giornata interessante dove ci sono dei giovani che vogliono intraprendere, dove presenteranno dei progetti a una platea di investitori, dove io che rappresento Finindustria, che è una società di capitale formata da Confindustria Taranto e da imprenditori, è un momento di far parlare i giovani imprenditori con le imprese nella speranza di trovare una buona idea da portare avanti e da finanziare. Cambia il modo del fare impresa, occorre adeguarsi con le giuste competenze. I settori sui quali puntare, consigliano gli esperti, sono la sostenibilità, l'agroindustria e i settori energetico ed ambientale. Lo scorso 31 gennaio, sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale, è iniziata l'installazione da parte di una ditta specializzata di particolari apparecchiature in grado di monitorare e controllare i livelli di umidità presenti nella cripta del Redentore a Taranto in via Terni, per individuare le anomalie microclimatiche del sito e rimuovere le cause strutturali che compromettono le condizioni ambientali dello stesso. Questo intervento, opportunamente concordato con la soprintendenza, consentirà di individuare le migliori strategie di conservazione dei luoghi. Seguirà la realizzazione del progetto più consistente e definitivo di restauro degli affreschi, che concluderà il ciclo di recupero e di valorizzazione della cripta. La poesia greca celebrata ieri a Taranto. Per la prima volta il governo greco ha stabilito che il 9 febbraio di ogni anno verrà celebrata la giornata della lingua e della cultura greca, data che coincide con l'anniversario della morte del poeta greco Dionisios Solomos, fra l'altro autore dell'inno nazionale greco. Iniziative in tutta Italia per volere delle comunità elleniche. Anche a Taranto ieri si è svolta una conferenza sui poeti greci del Novecento, organizzata dall'Associazione Culturale Dopolavoro Filellenico in collaborazione con la sezione locale della Società Dante Alighieri, nell'auditorium della parrocchia Santissimo Crocifisso, il professor Giancarlo Antonucci. Questa sera noi parliamo di poeti, di poesia, perché è l'aspetto che più da vicino interessa la lingua greca. E i poeti greci sono stati molto grandi, molto importanti, perché hanno dovuto fronteggiarsi con degli aspetti molto interessanti nella loro vita. Per esempio la diglossia, cioè la doppia lingua che è esistita in Grecia per molti secoli, una doppia lingua, una lingua ufficiale, quella pura, quella che doveva essere usata per i documenti, per le manifestazioni ufficiali, e la lingua popolare che invece veniva parlata dal popolo. Questa duplicità ha arricchito estremamente la lingua. Un altro elemento di arricchimento è stato il confronto che i poeti moderni, perlomeno del Novecento, dell'Ottocento, hanno dovuto fronteggiare nei confronti della poesia antica. Per quanto bravi, per quanto fossero brillanti, avevano sempre il fantasma del confronto con la poesia antica, con i grandi poeti dell'antichità, e questo ha contribuito a creare delle eccellenze, perché hanno appunto dovuto superare questa doppia difficoltà. Domani, sabato 11 febbraio, si svolgerà in tutta Italia la 17ª edizione della giornata di raccolta del farmaco. In 101 province, nelle oltre 3.600 farmacie che aderiscono all'iniziativa, sarà possibile acquistare uno o più medicinali da banco da donare ai poveri, assistiti dai volontari di Banco Farmaceutico. I farmaci acquistati saranno consegnati direttamente agli oltre 1.600 enti assistenziali convenzionati con la Fondazione Banco Farmaceutico. Onlus. Anche nella provincia di Taranto, domani, in 34 farmacie che esporranno la locandina della giornata di raccolta del farmaco, 200 volontari accoglieranno i cittadini che vorranno aderire all'iniziativa. A beneficiare della raccolta saranno migliaia di persone della nostra provincia che quotidianamente vengono assistite dai 17 enti assistenziali opportunamente selezionati dal Banco Farmaceutico e da Federfarma Taranto.
Slitta il match di Coppa Italia di Lega Pro tra Taranto e Matera, valevole per i quarti di finale della competizione che si disputerà martedì 21 febbraio alle 14.30 allo Iacovone, anziché martedì 14. Intanto allenamento pomeridiano ieri per il Taranto in vista del derby con il Foggia, in programma domani pomeriggio allo stadio di casa. La truppa rossoblu ha svolto un lavoro basato sull'attivazione con l'utilizzo della palla e sul circuito di velocità e rapidità. Sul finire è stata disputata anche una partitella a campo ridotto. Cure fisioterapiche per Somme, mentre Stendardo e Nigro hanno effettuato un lavoro differenziato e stamattina la consueta rifinitura. Queste ed altre notizie sul nostro sito www.canale189.it. Grazie per averci seguito. Arrivederci.